Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi. E Alessandro Simonetti. Quello che ci racconta oggi l'Economist è la storia di un uomo che in 40 anni ha viaggiato su 1000 treni ed ha percorso più di 100.000 chilometri. Non è solo la storia di un viaggiatore, ma anche quella di un fotografo che in 4 decenni, dagli anni 70 ad oggi, ha documentato il cambiamento sociale, economico e tecnologico della Cina attraverso i passeggeri che insieme a lui percorrevano quelle ferrovie. Dagli ordinati e composti passeggeri degli anni 70, arrivò a documentare la corsa verso le città degli anni 80. E le t-shirt decorate con le star preferite degli anni 90, per poi ritornare alla compostezza dei passeggeri degli anni 2000, che però questa volta erano accompagnati da un po' di differenza l'uno dell'altro. L'uomo di cui stiamo parlando è Wang Fuxun e il suo lavoro fotografico è stato pubblicato in uno stupendo libro nel 1998 dal titolo Chinese on the Train. Sì, è molto bello che questa settimana l'Economist tra un articolo su Draghi, un articolo sulle leggi, cito testualmente, liberticide in Inghilterra, apre questo stralcio di poesia con delle fotografie che veramente spaziano 40 anni, ma che soprattutto fanno vedere un paese di cui l'Economist parla spesso in evoluzione forsennata. Adesso ricordiamo sempre che noi in Italia abbiamo iniziato a elettrificare le ferrovie negli anni 30 e negli anni 70 c'era ancora qualche locomotiva a vapore. Al contrario, in Cina le locomotive negli anni 70 erano quasi tutte a vapore e oggigiorno la Cina è il paese con la rete ferroviaria ad alta velocità più estesa al mondo, con 38.000 chilometri. È anche una delle reti ferroviarie più in espansione al mondo, con 10.000 chilometri nuovi ogni anno. Investe tantissimo nei trasporti anche internazionali, perché le merci dalla Cina arrivano non solamente via nave, ma anche via ferrovia, via treno. E quindi, come dicevi tu, è bellissimo vedere come questa trasformazione economica e tecnologica ha accompagnato anche una trasformazione antropologica. Quindi dalle poetiche fotografie degli anni 70, 80, 90, in cui vediamo una Cina caotica, povera, ma estremamente viva, no? Con il bambino che fa pipì nel barattolo in treno, la gente che parla, che gioca, che si bacia, che fa tai chi nel corridoio. Piano piano passiamo alla Cina che, come sta accadendo da noi, si chiude davanti a un cellulare, a un tablet o a un computer. Quindi dai viaggi in treno, da esperienze di vita, no? Cioè, ancora negli anni 90 fare un viaggio in treno e non conoscere qualcuno era difficile, adesso fare un viaggio in treno e conoscere qualcuno è difficile perché alla fine siamo tutti davanti a uno schermo, tanto qui quanto in Cina, no? Ci stiamo somigliando tutti quanti, ovunque, sempre di più. E i viaggi in treno sono sempre più brevi, perché i treni sono sempre più veloci. Esatto, mentre adesso per andare a Napoli, io per andare a trovare mia nonna a Napoli non potevo andarci in aereo perché costava troppo e quindi prendevo la cuccetta, ed era ogni volta comunque un'esperienza estremamente divertente. Adesso non esiste più, cioè se anche prendo il treno sono poche ore e arrivi a Piazza Garibaldi, qui da Milano. Se non ricordo male, una volta mi hai raccontato di un viaggio in Cina che hai fatto. Sì. Tra l'altro è citata anche nell'Economist la linea Chengdu. E quello che mi rimase impresso è che praticamente l'impressione che hai andando a prendere questi treni nelle cosiddette cittadine cinesi, che comunque sono città con qualche milione di persone, è che l'intero paese si stia spostando.
Cioè vai in stazione e in stazione in realtà hai 5.000 persone che devono prendere il treno. Quindi arriva questo treno con 50 carrozze a due piani, con 6 posti per ogni fila, si ferma e improvvisamente ci sono migliaia di persone che entrano, escono, un casino micidiale, e stiamo parlando del 2008. Quindi probabilmente ci sono ancora i treni caotici. Comunque nel 2008 nessuno aveva il cellulare in Cina. Nel 2008 nessuno aveva il cellulare in Cina. Nessuno aveva lo smartphone in Cina. Che mi ricordo che avevo l'iPhone e veniva visto come se me ne andassi in giro con una Rolls Royce al polso. Forse la puntata di oggi è nata, oltre dalla affascinante storia, anche dalla nostalgia del poter viaggiare, che in questo momento è molto difficile, è pressoché impossibile. Sì, sì, sì. Adesso vedere le foto di Fuxun veramente... insomma, a me hanno fatto venire una nostalgia incredibile per il viaggio. E per gli esseri umani, e per la magnificenza della diversità degli esseri umani. Poter andare in giro e apprezzare nuovamente il viaggiare, no? Conoscere gente nuova in posti sconosciuti. Ci auguriamo, vi auguriamo di ritornare a viaggiare presto. Tanti auguri e a un prossimo buon viaggio.